barattolo di latta. Cosa fai con questo barattolo di latta? No, Toto, guarda un po' che impertinente. Di chi è questa latta? Del prossimo personaggio che incontreremo? Oh mio Dio! Gli hai staccato qualcosa? Mamma mia! Mettila qui da parte! Andiamo a vedere cosa hai combinato, birbone! Siete pronti? Andiamo a vedere come va a finire la storia. Il salvataggio del taglialegna. Quando Dorothy si svegliò, il sole già alto splendeva filtrando i suoi raggi attraverso il fogliame e già da un pezzo Toto era uscito a caccia di uccelli. Lo spaventapasseri, immobile nel suo angolo, aspettava. Dorothy si alzò dal giaciglio di foglie e gli disse: «Dobbiamo andare a cercare dell'acqua!» «A che ti serve l'acqua?» chiese il fantoccio. «Mi serve per lavarmi il viso dopo tutta la polvere della strada e per bere, altrimenti il pane secco della colazione non mi andrà né su né giù.» «Deve essere scomodo essere fatti di carne ed ossa!» riflette lo spaventapasseri soprappensiero. «Bisogna dormire, mangiare, bere!» Un essere umano ha cervello e vale la pena di sopportare tutte queste cose pur di riuscire a pensare come si deve. Uscirono dalla capanna, si inoltrarono tra gli alberi e scoprirono una piccola sorgente di acqua limpidissima. Dorothy si lavò, mangiò un po' del pane secco che restava e beve. Nel cestino ormai era rimasto ben poco. Appena di che nutrire lei e Toto per quel giorno. Fortuna che lo spaventapasseri non aveva bisogno di nutrirsi. Il rapido spuntino era finito e Dorothy stava avviandosi verso la strada lastricata di pietre gialle per riprendere il cammino quando si fermò di botto. Aveva sentito un lungo gemito a poca distanza. «Che succede?» chiese preoccupata. «Non saprei proprio», disse lo spaventapasseri. «Comunque possiamo andare a vedere.» Di nuovo il gemito si ripeté. Sembrava provenire da un punto alle loro spalle. Si volsero e, fatti pochi passi nella foresta, l'attenzione di Dorothy fu attratta da qualcosa che luccicava tra le fronde illuminate del sole. Corse da quella parte e si fermò di botto con un grido di sorpresa. Il grosso tronco di un albero era stato spaccato a metà e lì accanto c'era un uomo fatto di latta con una scure in mano. La testa, le braccia e le gambe erano unite al tronco da giunti snodabili. Ma ciò nonostante se ne stava immobile in quella scomoda posizione con la scure alzata, rigido come un baccalà. Dorothy lo guardò sbigottito e così pure lo spaventapasseri. Toto invece abbaiava furiosamente, corse ad addentare una delle gambe di latta e subito si allontanò uggiolando. Si era fatto un gran male ai denti. Vedi cosa succede ad addentare le gambe di latta? Birboncello, eri tu che ti lamentavi? Chiese Dorothy. Proprio io, rispose l'uomo di latta. Da oltre un anno gemo e mi lamento, ma fino a questo momento nessuno mi aveva sentito e nessuno è corso in mio aiuto. Posso fare qualcosa per te? Disse Dorothy, toccata dal tono desolato dell'uomo di latta. Cerca di oliare e ungimi le giunture, bambina. Sono così arrugginite che non posso più muoverle, ma basterà lubrificarle ben bene per farmi tornare come nuovo. Ma io non ho oliatori, disse Dorothy. Ce n'è uno sopra la mensola, nella mia capanna, laggiù. Dorothy corse alla capanna, trovò l'oliatore e tornò
aspettò dall'uomo di latta che l'attende con impazienza. Poi domandò: da che parte devo cominciare? Dal collo, rispose il taglialegna di latta. Lei obbedì. Le giunture in quel punto erano talmente arrugginite che, dopo averle abbondantemente oliate, lo spaventapasseri dovette afferrare la testa e muoverla e girarla più volte delicatamente finché l'olio non ebbe raggiunto anche gli angoli più riposti. Solo allora, finalmente, l'ometto riuscì a muoverla da solo. «Adesso, per favore, ungi le giunture delle braccia!» implorò. Dorothy obbedì. Ancora una volta, con il prezioso aiuto dello spaventapasseri, portò a termine l'impresa. Ora, liberate dalla ruggine che le bloccava le braccia, apparivano come nuove e l'ometto poteva muoverle a piacere suo. La prima cosa che fece, con un sospiro di sollievo, fu abbassare la scure e appoggiarla contro un albero. «Finalmente!» esclamò. «Ero in quella posizione quando mi sono arrugginito e non immaginate che cosa significhi per me sbarazzarmi di quella scure. Ora non restano che le articolazioni delle gambe. Sareste così gentili da aiutarmi ancora? Così sarò proprio a posto». Dorothy e lo spaventapasseri oliarono accuratamente le giunture delle gambe. Il taglialegna di latta fece qualche passo con cautela, poi più sicuro, e infine si lanciò in una sfilza di calorosi ringraziamenti. Era una persona che sapeva che cosa significa la riconoscenza a lui. «Se non foste passati da queste parti», aggiunse, «sarei rimasto per sempre immobilizzato nella morsa della ruggine, inchiodato in questa foresta. Dunque, vi devo la vita e la libertà. Ma ditemi, com'è che siete arrivati fin qui? Andiamo alla città di Smeraldo per incontrare il grande e terribile Oz», spiegò Dorothy. «E ci siamo fermati nella tua capanna per passare la notte al coperto». «Perché volete andare da Oz?» chiese il taglialegna. «Io voglio che mi indichi la strada per tornare nel mio paese, il Kansas», disse Dorothy. «Lo spaventapasseri spera di ottenere un po' di cervello al posto della paglia che ha in testa». Il taglialegna di latta riflette per qualche istante, poi disse: «Credi che Oz potrebbe darmi il cuore?» «Penso di sì», rispose Dorothy. «Non dovrebbe essere più difficile che dare un cervello allo spaventapasseri». «Già, hai ragione. Allora, se me lo permetti, verrei anch'io nella città di Smeralda per chiedere a Oz di aiutarmi». «Saremo lieti della tua compagnia», assicurò Dorothy, e da parte sua lo spaventapasseri si dimostrò molto cordiale. «Ma certo, vieni pure». Allora il taglialegna di latta pregò Dorothy di mettere nel cestino l'oliatore. «In caso di pioggia potrei averne bisogno, capisci?» spiegò. Poi si mise la scura spalla e si incamminò con i nuovi amici lungo la strada lastricata di pietre gialle. Ben presto la sua presenza si rivelò preziosa. Via via che proseguivano, la foresta si faceva sempre più fitta e rami e cespugli invadevano la strada, rendendo difficile il passaggio. Allora lui impugnò la scure ben affilata e in 4 e 4 8 aprì un varco grande a sufficienza per tutti.